l'università di Oxford scopre il vaccino per il Covid, la proteina Spike, ma serve il veicolo per portarlo nel corpo umano e per stimolare la reazione immunitaria. Ecco, allora pensano di telefonare a Pomezia, perché proprio in quei laboratori gli scienziati un po' di tempo fa erano stati i primi al mondo a fare ricerca su quel tipo di virus, quello del raffreddore dello scimpanzé, un virus che poi deve essere depotenziato. Ecco, quegli scienziati non ci sono più, ma Oxford chiama comunque Di Lorenzo perché collabora da tempo con lui e soprattutto perché Di Lorenzo ha conservato l'expertise, non i brevetti ma l'expertise. Allora Di Lorenzo chiama, avverte il Premier Conte e anche il Ministro della Ricerca Manfredi e Di Maio e anche il Ministro della Salute Speranza, gli chiede di intervenire. Loro tentennano un pochettino, nel frattempo si inserisce Boris Johnson che mette sul piatto 130 milioni di sterline e così la licenza per poter produrre in esclusiva se la incassa AstraZeneca con sede a Cambridge. Ecco, dobbiamo rassegnarci, insomma abbiamo perso un'occasione, ma è la visione della politica sulla ricerca in Italia. Preferisce finanziare a piccole tranche dei progetti di un privato che è in pancia ad un consorzio dove ci sono degli enti pubblici piuttosto che avere e finanziare un'industria pubblica della ricerca scientifica. Ecco, noi abbiamo anche chiesto di vedere a Di Lorenzo, ma come avete speso questi soldi? Lui ha detto: io non ho problemi, non mi oppongo, poi però quando abbiamo fatto richiesta di accesso agli atti qualcuno si è opposto, se non è lui o CNR o Istituto Superiore della Sanità. Perché? Insomma, poi tornando al vaccino, al report risulta che il governo italiano sarebbe in trattativa per acquisire delle quote di RBM. Ecco, e ride sotto i baffi Di Lorenzo, che pensa anche di quotarsi in borsa. Poi, sempre a Pomezia, a pochi chilometri di distanza, c'è un'altra azienda, Reitera, ruota intorno a quegli scienziati che proprio nei laboratori di Di Lorenzo avevano studiato per primi l'adenovirus, il virus del raffreddore dello scimpanzé. Ora si propongono per produrre un vaccino tutto italiano, ma è veramente tutto italiano? Ecco perché lungo l'inchiesta è spuntata una società svizzera, il nostro Emanuele Bonaccorsi. Roma, 24 agosto. All'Istituto Spallanzani viene annunciata la sperimentazione del primo candidato vaccino italiano contro il Covid. Stiamo parlando del vaccino italiano, sostenuto da un progetto di ricerca della Regione Lazio e del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica. Tutte le organizzazioni, a cominciare dallo Spallanzani, hanno dato grande sostegno a questa impresa, piccola industria, Reitera. A Castel Romano, a 10 minuti di auto dall'IRBM di Pomezia, ha sede Reitera, la biotech che possiede il brevetto del vettore adenovirale, il mezzo per veicolare la particella fondamentale per immunizzare dal Covid. È un virus da primati che, diciamo, veicola nelle cellule l'RNA del virus e quindi l'organismo produce anticorpi. In pratica l'adenovirus viene utilizzato come un cavallo di Troia. Entra nell'organismo e trasporta il materiale genetico di una malattia, in questo caso del Covid. Oggi alcuni dei più promettenti candidati vaccini usano questa tecnologia, a partire da quello di Oxford AstraZeneca, realizzato con l'IRBM di Pomezia. Ma questo non è un caso. Proprio nei laboratori di Pomezia, allora controllata dalla multinazionale Merck, nel 2002 si costituisce un gruppo di lavoro molto ambizioso, come ci racconta un componente che è legato da stringenti accordi di riservatezza. La nostra intuizione fu di utilizzare l'adenovirus di primati. Ma voi eravate i primi a fare queste ricerche nel mondo? Sì, i pionieri siamo stati noi, 3 anni prima di Oxford. Brevettammo 23 adenovirus di scimpanzé.
Il brevetto è questo: Scimpanzé Adenovirus Vaccine Carrier. E a guidare il gruppo di ricerca sono tre italiani: Riccardo Cortese, Alfredo Nicosia e Stefano Colloca. La ricerca italiana è in anticipo sul resto del mondo. Ma voi lo immaginavate che questi brevetti potevano avere un certo valore economico? Ma io no di certo, però credo che Colloca, Nicosia, Cortese lo immaginavano. Infatti riuscirono in qualche modo ad ottenere i diritti dei brevetti da Merck e crearono uno spin-off per continuare le ricerche che stavano facendo. Nel 2005 i tre ricercatori specializzati sugli adenovirus fondano Kairos. La sede è una SRL italiana, ma dal 2007 la proprietà sta a Basilea, in Svizzera, in una società anonima. Per continuare la sua ricerca, Okairos si appoggia ai laboratori della IRBM di Di Lorenzo, con il quale condivide una società al 50% di nome Advent. La sede è proprio nei laboratori di Pomezia ed è qui nel 2013 che si scopre il primo vaccino contro Ebola. Ma i tre ricercatori di Okairos decidono che è subito il momento di monetizzare e la società svizzera viene venduta alla multinazionale GSK, con tutti i brevetti sugli adenovirus, per 250 milioni di euro. Possiamo sapere chi c'era dietro Kairos? Alcune strutture societarie svizzere sono perfettamente anonime. Ma quindi questi 250 milioni di euro, a chi vanno non si sappiamo. Sa, no. Non si sa chi li ha presi? No. 250 milioni, non è che uno li fa sparire. No, ho capito, ma la Svizzera è la Svizzera. L'anomalia, a quanto risulta dai bilanci di Advent, è che la società italiana che ha fisicamente prodotto il vaccino di Ebola non vede un euro. La transazione avviene in Svizzera, dove sono conservati i preziosi brevetti. Nel 2017 Nicosia e Colloca vendono tutte le quote di Advent a Di Lorenzo, al valore nominale 5.000 euro. Il prezzo di mercato non è 5.000 euro, questo è pacifico. Perché? Perché questa Advent è una società ricchissima, il patrimonio netto contabile di oggi è 5 milioni e mezzo. Ma se la finanza viene a sapere di una cessione di una società che ha un patrimonio di 5 milioni a 5.000 euro, che fa? Va a chiedergli perché. Credo che ci sia stata una transazione economica fra di loro. Ma ce n'è traccia da qualche parte? C'è qualche documento che si può vedere? No, questi sono accordi tra privati, li fanno gli avvocati. C'è stato un accordo transattivo su questa cosa specifica. Sono legato alla riservatezza di quell'accordo. Ma quel vaccino fu venduto a Glaxo? Non voglio parlare di questa cosa. Immaginiamo che se qualcuno tra i protagonisti dovesse parlare scatterebbero delle penali pesantissime. La posta in gioco è molto alta. Oggi le strade di Di Lorenzo e dei ricercatori di Okairos si sono divise, ma entrambi concorrono per il vaccino. Di Lorenzo con la sua azienda di Pomezia collabora con gli inglesi di Oxford e AstraZeneca perché i finanziamenti sono inglesi. Invece Nicosia e Colloca, quando scoppia il Covid, si fanno avanti con le istituzioni italiane per proporre un vaccino con una società nata dalla vecchia Okairos, di nome Reitera. A far partire tutto è il professor Alfredo Nicosia, che è anche docente alla Federico II di Napoli. Eccolo mentre interviene alla Leopolda nel 2014. Allora io sono Alfredo, avete sentito? Tira su Alfredo il microfono. Si sente? Sono Alfredo e sono il direttore scientifico di una piccola società di biotecnologie. L'ho chiamato un mio amico, collega dell'università, che conosceva il ministro Manfredi, e ho detto, mi è venuta un'idea. Ho detto, perché non mettere in contatto le istituzioni con questa piccola società privata per magari nasce qualche cosa? Questo suo amico è il professor Russo. Sì, esatto. Beh, lo conosceva anche lei Manfredi, era il suo... Il giorno dopo noi eravamo il suo rettore Manfredi, al quale raccontammo questa idea, ancora in nuce, molto così, però di creare un'alleanza pubblico-privato. Manfredi piacque molto l'idea e quindi aiutò a mettere in contatto tutti questi players con la regione, con Zingaretti. Eravamo quattro amici a... Il 17 marzo si svolge una riunione ai massimi livelli. C'è il ministro della Salute Speranza, quello della ricerca Manfredi, il presidente della regione Lazio Zingaretti e tutte le massime autorità sanitarie. Dall'incontro scaturisce questo verbale. Il progetto viene presentato a nome Reitera, Spallanzani, Federico II e ad illustrarlo c'è il professor Nicosia. A vagliarlo ci sono quattro esperti, tra cui il professor Tommaso Russo della Federico II.
la stessa università di cui, prima di essere nominato al governo, era rettore Manfredi. Alla fine si decide di finanziare il progetto con 8 milioni di euro. 5 li mette la Regione Lazio, 3 il CNR. Di questa cifra ben 6 milioni andranno a Reitera. Nasce così il cosiddetto vaccino italiano. Non è un po' una contraddizione il fatto che l'ex rettore della Federico II indica una riunione in cui un professore della Federico II presenta un progetto scientifico che viene approvato da un altro professore della Federico II? Ma guardi, non mi faccio queste domande per il semplice fatto che per me se un ministro della Repubblica convoca delle persone io do per scontato che non ci sia nessun'altra dietrologia o interesse. Chi ha scelto gli esperti? No, sono stati contattati anche dai nostri, dalla nostra comunità di ricerca. Quindi voi li avete, diciamo, scelti come Spallanzani per valutare il vostro stesso progetto? Il progetto che avevamo pensato, ma come facciamo di solito? Cioè si fa una specie di controllo tra pari. Si può fare molto pure in tre. La sperimentazione di fase 1 è cominciata allo Spallanzani il 24 agosto con 90 volontari. Il progetto viene presentato con un moto di orgoglio nazionale. Noi crediamo molto nel vaccino bene comune. Il vaccino italiano sarà un vaccino pubblico. Parliamo della scienza e della ricerca italiana, della sua forza, della sua potenza. Solo che il vaccino non è del tutto italiano, perché Reitera è controllata al 100% da una nuova scatola societaria svizzera, la Keyres AG, con sede in questa casetta medievale a Basilea. 3 stanze in un sottotetto di legno. Proviamo a bussare per 2 giorni. Nessuno? Madam, excuse me, an information, can I speak English? Conosce qualcuno della società Keyres? Ha sede qui, all'ultimo piano. I don't know. I'm sorry. Ma chi c'è dietro la società svizzera Keyres? Da una visura internazionale emerge che a controllare la società è lo stesso Stefano Colloca, insieme a Maurizio Cortese, figlio del luminare della scienza Riccardo, morto nel 2017. Ma nel capitale figurano anche Emanuela Non e Jamila Luahed, vicepresidenti della multinazionale inglese GSK Vaccine. Voi su Reitera avevate fatto una due diligence? Sì, abbiamo fatto delle verifiche. Vi eravate accorti che la società che controlla Reitera ha sede svizzera? Ma non ha rilevato per quello che ci poteva concernere l'aspetto scientifico. Non vi eravate accorti che all'interno del capitale risulterebbero esserci 2 alti dirigenti di GSK Vaccine? Non ho queste informazioni. Dai documenti presentati da Reitera alle istituzioni italiane emerge che il vaccino si basa su 2 tecnologie brevettate. Una è l'adenovirus di nome Grad 23. L'altra è un metodo basato su cellule EC293, ma in banca dati a nome Reitera non ve ne è traccia. Potrebbero essere segreti, abbiamo trovato qualcosa relative alle cellule, alla linea cellulare EC293 a nome GSK. Cioè Glaxo. Report ha potuto consultare il contratto firmato tra Reitera e lo Spallanzani. Si specifica che qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di una parte resterà nella piena titolarità della stessa. Nel contratto Reitera si impegna solo a concordare con successivi atti modalità per garantire un accesso al vaccino che possa soddisfare le esigenze nazionali. Il protocollo prevede allo Stato soltanto la fase 1. Dico, ma finita la fase 1 nulla impedirebbe a Reitera di rivolgersi a una multinazionale per fare la sperimentazione di fase 2 e 3 altrove. Certo, la proprietà del brevetto, il brevetto del vaccino è della società. Questi brevetti, voi li avete visti? Io queste informazioni non posso darle all'esterno perché sono coperte da segreto, tuttavia le posso garantire che noi questa cosa l'abbiamo verificata, quindi non nessuno di noi ha dichiarato il falso. Presidente, salve, buon accorsi, report Reitera. Senta, sul vaccino Reitera, lei ha parlato di un vaccino pubblico italiano, bene pubblico globale. Non vi eravate accorti che i brevetti sono privati? Guarda, noi abbiamo finanziato la ricerca all'Istituto Spallanzani e al MIUR, che gestisce tutta questa parte, per un vaccino pubblico, cioè di proprietà
era pubblica. Il problema è il brevetto. È il brevetto di Reitera, è una società privata che Keyres AG, la controllante a sede in Svizzera. Non avete fatto manco una visura prima di dare 5 milioni di euro. Lo Spallanzani, noi abbiamo finanziato lo Spallanzani, che è un istituto scientifico sul quale penso non ci sia nessun dubbio o minimo dubbio. Certo, il quale a sua volta gira le risorse alla società. Adesso vediamo, adesso me lo sta dicendo. Quindi non è bene adesso pubblico. Chiederemo conto anche allo Spallanzani e al mio. La ringrazio, prego. Arrivederci. Il vaccino italiano forse non è così tutto italiano. I tre ricercatori, Nicosia, Colloca e Cortese, nel 2004 brevettano 23 adenovirus. Sono il virus del raffreddore dello scimpanzé, che depotenziato è fondamentale per veicolare il vaccino contro il Covid. All'epoca fanno la loro ricerca nei laboratori di Pomezia, è di proprietà della Merck, loro decidono, i tre scienziati, di mettersi in proprio e la Merck gli consente la possibilità di poter continuare la ricerca su quel tipo di adenovirus. Ecco, quando nel 2010 invece Di Lorenzo acquisisce gli RBM, i tre con lui costituiscono una nuova società, si chiama Advent, continuano la ricerca in quei laboratori, scoprono anche il vaccino di Ebola, però quando c'è il momento di brevettarlo, ecco, lo brevetta una società anonima svizzera, o Kairos, in greco significa il momento opportuno. Il momento opportuno per o Kairos capita nel 2014, quando viene ceduta alla Glaxo con i brevetti in pancia per la cifra di 250 milioni di euro. È a quel punto che si rompe il feeling tra Di Lorenzo e gli scienziati e scoppia una guerra, e la pace viene sancita solo dopo una transazione che viene tombata in una cassaforte e che contemplerebbe penali per decine di milioni di euro. Ecco, e poi gli scienziati cedono anche le quote della società Advent a Di Lorenzo, però quote al valore nominale 5.000 euro, quando la società ha un valore di milioni di euro. Poi a distanza di anni Colloca e Company si ripresentano. Ecco, Nicosia parla con il suo ex rettore Manfredi, oggi diventato ministro per la ricerca, illustra il progetto di fabbricare e produrre un vaccino tutto italiano. Il progetto viene finanziato attraverso lo Spallanzani, 3 milioni li mette il CNR, 5 la Regione Lazio. Tutti inneggiano, evocano il vaccino italiano, in realtà alla testa in Svizzera. Zingaretti non sapeva nulla, eppure qualcuno lo sapeva. Ecco, chi ha fatto la due diligence, il controllo dei conti della società, degli scienziati Reitera? Invitalia di Domenico Arcuri. Parla di residenti all'estero genericamente, ma non ci dice chi sono. Con noi invece risulta da Visura Internazionale aggiornata pochi giorni fa che ci siano dentro personaggi, persone legate alla multinazionale farmaceutica Glaxo. Reitera, gli scienziati smentiscono, ma non ci hanno fornito una prova contraria. Nulla dice Invitalia neppure sul brevetto, su come è regolamentato. Noi abbiamo avuto la possibilità di leggere il contratto e abbiamo scoperto che dopo terminata la fase 1 il brevetto, il contratto prevede un libero a tutti, possono farci quello che vogliono. Insomma, noi abbiamo chiesto informazioni anche a Reitera, però chi sono i vostri proprietari, chi sono quelli che hanno le quote, quante ne hanno, insomma non hanno voluto risponderci, ci hanno detto perché ci avete fatto delle domande errate. Le domande servono proprio per chiarirsi le idee, e in tanti anni di onorata carriera nessuno ci aveva mai detto che facevamo domande errate, semmai errate sono le risposte. Evidentemente su tutta questa vicenda vogliono mantenere il silenzio, perché sulla partita dei brevetti si gioca la fase più importante.
questa è la farmacia dell'ospedale policlinico San Martino. Qua dentro in questo momento ci sono circa 10 milioni di farmaci. Si è visto negli anni un aumento continuo di costi delle terapie, e per questo motivo che si deve utilizzare a parità di efficacia e di sicurezza dei farmaci con brevetto scaduto. È importante capire che nel momento in cui scade il brevetto non scade per tutte le indicazioni registrate. Questo ad esempio è il Glivec. In questo caso è scaduto il brevetto per tutte le patologie ematologiche, ma non è scaduto per quello che riguarda il GIST, che è un tumore gastrointestinale. Questo è quello coperto da brevetto? Sì, noi lo prendiamo a 2100. Questo è il bioequivalente, cioè il generico, che noi paghiamo 36 euro a confezione. Ma sono uguali, identici? Sì. Quindi lei ha in farmacia un farmaco che costa 36 euro ed è obbligata dal brevetto a spenderne 2000. Ma scusi, lei non potrebbe dare il generico, tanto l'effetto è uguale? E noi non possiamo, perché la casa farmaceutica può farti causa. Qualcosa del genere sta accadendo oggi per il vaccino contro il Covid? Assolutamente. Primo, oggi le aziende si muovono in segreto, mentre condividere le innovazioni ci renderebbe più veloci nella scoperta di un vaccino. Secondo, le case farmaceutiche non avranno la capacità di fabbricarlo subito per tutti e il brevetto impedirà di farlo ad altre aziende che pure ne avrebbero i mezzi. Se il virus ha colpito tutti, senza distinzione di ceto sociale, il vaccino potrebbe creare delle discriminazioni tra ricchi e poveri. Due terzi del mondo probabilmente dovranno aspettare fino al 2022 per il vaccino. È già accaduto con l'AIDS. I farmaci antiretrovirali per molti anni furono disponibili solo nei paesi ricchi. In quelli poveri, come la mia Uganda, la gente continuava a morire perché i prezzi erano troppo alti. È interesse comune bloccare lo sviluppo del virus, perché se rimane ancora in giro in certe parti del mondo, ritorneremo ad averlo, al di là dei criteri della solidarietà. Invece accade questo. Oltre 200 case farmaceutiche sono in gara per arrivare per prime al vaccino, ognuna col proprio brevetto. Anche gli stati sono in competizione. Russia e Cina preparano i loro vaccini nazionali, mentre gli Stati Uniti hanno inondato di dollari le case farmaceutiche per assicurarsi di avere le dosi prima degli altri. È quella che Trump ha chiamato Operation Warp Speed, velocità della luce. I contratti siglati negli Stati Uniti ammontano oggi a circa 11 miliardi di dollari. Fra l'altro prevedono anche delle opzioni per successive consegne che quindi porterebbero il pacchetto complessivo a 17 miliardi. Quante dosi ha comprato in totale l'amministrazione americana? Secondo i nostri dati sono circa 450 milioni di dosi già prenotate. Quindi più dell'intera popolazione americana. Il paese che per primo riuscirà a vaccinare gran parte della popolazione potrà anche ripartire economicamente prima degli altri. Lo chiamerei nazionalismo del vaccino. I paesi ricchi si stanno accaparrando tutte le dosi che possono. Ciò che l'ONU può fare è proporre una soluzione globale e incoraggiare i governi a seguirla. Ogni paese quindi dovrebbe vaccinare solo il 20% più esposto della sua popolazione e lasciare il resto agli altri. Ma le scelte politiche vanno in direzione opposta. Il governo statunitense ha opzionato prima dell'Unione Europea le dosi del vaccino in sperimentazione di un'azienda francese come Sanofi, mentre la tedesca CureVac Trump ha pure provato a comprarsela, prima di essere stoppato dal governo di Berlino. All'inglese AstraZeneca gli Stati Uniti hanno versato 1,2 miliardi di dollari, alle americane Novavax e Johnson & Johnson oltre 1,5 miliardi ciascuna. Sono contratti dove si compra in anticipo un prodotto che ancora non c'è. In questo caso il rischio è tutto sulle spalle dello Stato. Sì, se questi progetti o uno di questi dovesse veramente fallire, lo Stato ha speso dei soldi per dei vaccini che non arrivano. Lo stesso potrebbe accadere in Europa. Von der Leyen ha parlato di vaccino bene pubblico globale, ma ha già sottoscritto per conto degli Stati membri 4 contratti con AstraZeneca, Sanofi GSK, Johnson & Johnson e Pfizer-BioNTech. Per l'acquisto in anticipo delle dosi, l'UE attinge un fondo di 2,7 miliardi di euro. Il termine che utilizza la Commissione europea è de-risk in inglese. De-risk cosa vuol dire? Vuol dire che il rischio lo togliamo, cioè lo togliamo, lo prendiamo noi. Il vaccino, anche se pagato, sviluppato con soldi nostri, rimarrà proprietà dell'azienda.
In pratica noi paghiamo subito e se non ci consegnano la merce si tengono i soldi. Quanti esattamente? Impossibile saperlo. Il contratto è segretato. La Commissione ha intenzione di garantire piena trasparenza sugli accordi firmati con l'industria? Questo non è un contratto come gli altri, sono soldi pubblici. Possiamo rassicurare che non sprecheremo un euro pubblico? Sento, leggo una polemica, il contratto è visibile, non è visibile. È talmente lapalissiano quello che ha detto il presidente di AstraZeneca che ha dichiarato il vaccino sarà venduto in costanza di pandemia a prezzo industriale senza aggiungere un centesimo di valore brevettuale. Per il vaccino AstraZeneca si parla di un prezzo tra i 2,5 e i 4 dollari a dose, ma fino a quando? Lo chiediamo a Nathalie Moll, direttrice dell'EFPIA, l'associazione di lobby delle case farmaceutiche a Bruxelles. Il contratto già firmato con AstraZeneca, lei è riuscita a vederlo? No, i contratti rimangono confidenziali, no. Immagino che lei sappia un po' cosa c'è dentro, no? La nostra curiosità è sapere se questo prezzo rimarrà basso nel corso del tempo nel caso della necessità di ulteriori dosi di vaccino. Sulla durata del tempo non so se ci siamo durate nel tempo dei contratti. Non è lei a deciderlo, ovviamente, dipende dal contratto che però né io né lei purtroppo abbiamo potuto vedere. Secondo un contratto firmato tra la casa farmaceutica e un produttore industriale brasiliano pubblicato dal Financial Times, la fine dell'emergenza AstraZeneca l'ha già decisa in maniera autonoma luglio 2021. Da quel momento, grazie al brevetto esclusivo, la multinazionale potrebbe fissare liberamente il prezzo del vaccino. E questo nonostante abbia ricevuto circa 2,5 miliardi di fondi pubblici. Sul vaccino Covid, le aziende farmaceutiche private quanto hanno investito di tasca loro? Mi chiedo una domanda alla quale non ho una risposta. Noi ci saremmo attesi una riduzione dei vincoli di proprietà intellettuale su questi vaccini, definiti da von der Leyen bene pubblico globale. Innanzitutto per ogni prodotto il brevetto starà anche nel contratto, quindi penso che le discussioni sui brevetti siano in quegli contratti individuali con la Commissione Europea. Grazie mille, grazie davvero, grazie. Io vedo una contraddizione tra quando von der Leyen dice vaccino bene pubblico se c'è il brevetto sopra, esclusivo. Sì, quindi il bene pubblico è l'acqua e l'aria, però il vaccino è un'invenzione, non esiste nella natura. Quindi ha sbagliato von der Leyen a dire bene pubblico. Secondo me non puoi dire che un'invenzione è un bene pubblico, perché voglio dire, fosse un bene pubblico allora dovrebbe essere available a tutti, ma... Chi lo crea allora? Ok, benissimo, allora le istituzioni, good luck, cercate voi la soluzione. È facile da dire, politicamente super sexy, ma non è che aiuti molto poi. Presidente, perché tenete segreto il contratto con AstraZeneca per il vaccino e il nome dei negoziatori? È una questione di trasparenza, Presidente. Si tratta di fondi pubblici, perché tenete segreti i contratti? Per favore, perché il contratto con AstraZeneca è un segreto nell'Unione Europea? Perché è un segreto, Presidente? Per favore. La Commissione si rifiuta pure di rivelare il nome dei 7 negoziatori scelti dagli Stati membri per trattare con le case farmaceutiche. La Commissione ha detto non vorremmo che queste persone siano... vittime di pressioni. Quindi ci sono dei negoziatori segreti che fanno dei contratti segreti per conto di l'intera popolazione dell'Unione Europea. Qualche nome lo sappiamo, e il primo, il più emblematico, diciamo, che è filtrato è quello di Richard Bergström. Richard Bergström, classe 1966, svedese, nominato dal governo di Stoccolma, è l'ex direttore dell'EFPIA, la potente associazione delle case farmaceutiche a Bruxelles. E quando il suo nome è divenuto noto, ci è preso un colpo. Dopo essere stato a capo della lobby farmaceutica per più di 5 anni, Bergström è passato a gestire diverse società che forniscono servizi all'industria farmaceutica. Ed è un chiaro conflitto di interessi. Noi sappiamo il nome dello svedese. C'è anche un italiano? Ci sarebbe anche un italiano, sì. Si sa il nome dell'italiano? Io no, però in Italia si dovrebbe poter trovare. Ce lo dovremmo chiedere noi, diciamo, giustamente. Il governo italiano ha nominato un negoziatore per i vaccini, è segreto. Ce lo dice il nome? Oggi ho dichiarato... Ce lo dica. Non rilascio dichiarazioni.
chi è il negoziatore italiano, Report può rivelarlo in esclusiva. Ed è il dottor Giuseppe Ruocco, che è segretario generale del Ministero della Salute e anche membro del Comitato Tecnico Scientifico. Ma a gestire i rapporti con le case farmaceutiche a partire dal primo contatto con AstraZeneca sarebbe stato, in base alle nostre informazioni, il dottor Walter Ricciardi, ex presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, consulente del Ministero della Salute, vanta numerose alle spalle numerosi rapporti con varie case farmaceutiche. Ora, se il virus è stato fino ad oggi ecumenico, nel senso che ha colpito tutti, il nord e il sud del mondo, i ricchi e i poveri, il vaccino in realtà potrebbe creare delle discriminazioni. Secondo uno studio dell'ONG Oxfam, le case farmaceutiche sono in grado di produrre 6 miliardi di dosi e in questo momento sono state già prenotate il 90% di queste dosi. Se venissero distribuite in base alle prenotazioni, noi ci troveremmo di fronte ad un'anomalia. Circa tre dosi per ogni abitante del paese ricco e invece una dose sola per circa 3 abitanti dei paesi poveri. Ecco, se ci fosse una distribuzione più equa, viene stimato che forse riusciremmo a ridurre del 51-58% i morti stimati. Insomma, abbiamo capito intanto che le case farmaceutiche stanno producendo il vaccino attraverso dei contratti del rischio, cioè senza rischio. Il rischio di un fallimento economico lo sobbarca lo Stato e forse anche quello di effetti collaterali. In un documento rimasto a lungo riservato, firmato Vaccine Europe, l'associazione delle case farmaceutiche, si scrive: la velocità dello sviluppo e la scala del lancio dei vaccini rende impossibile generare gli stessi elementi di prova che sarebbero normalmente disponibili. Questo crea rischi inevitabili. Ecco, chi paga in casi di effetti collaterali? Le aziende farmaceutiche chiedono che siano gli stati ad assumersi l'onere. Su questo tema è intervenuta anche la potente direttrice della direzione sanitaria della Commissione europea. Le aziende manterranno tutta la responsabilità. Non ci sono cambiamenti. Quindi, per favore, smettiamola con tutte queste notizie, diciamo scorrette, per essere diplomatici. Solo in questo periodo in cui i vaccini sono stati sviluppati molto velocemente, c'è la possibilità per gli stati membri di coprire i costi del risarcimento per i difetti nascosti. Qual è la definizione di difetto nascosto? Un difetto nascosto può essere di tutto e quindi i danni da pagare potrebbero accadere sulle spalle dei cittadini. Parlate di rischi inevitabili, cosa vuol dire? Credo che quello che crea dei rischi più grandi è la quantità di persone che dovrà essere immunizzata. Quindi se parliamo di miliardi e miliardi di persone allo stesso tempo, è piuttosto quello che crea più rischi di reazioni avverse. Ci sono dei rischi in più, è questo quello che voi scrivete. Però era un documento interno, ma comunque il punto non è questo. Avreste preferito, non fosse uscito. Era un documento di dialogo, infatti. Ci spiega cosa vuol dire? Quando non è una responsabilità dell'azienda, ci vuole rapidamente un fondo di compensazione per aiutare il paziente. Finanziato dalle casse pubbliche. O da una concomitanza fra aziende e casse, dipende da ogni paese, una legislazione. Comunque con un intervento dello Stato, diciamo. Anche sì. Dura e cruda, ma vera. Alla fine è la lobbista delle case farmaceutiche a dirci come stanno le cose, perché la politica si trincera dietro il silenzio, mentre intorno alla produzione e distribuzione del vaccino si consuma una battaglia geopolitica, tutta a vantaggio delle imprese. Allora, il caso più eclatante è sicuramente Novavax, un'azienda americana quotata al Nasdaq. A gennaio 2020 aveva una capitalizzazione di mercato inferiore ai 150 milioni di dollari. Al 10 agosto ha sfiorato i 10,5 miliardi di dollari. Il titolo è salito del 2764%. È una cosa strabiliante. Una misura fuori dal mondo. Sì, ricordiamo solo che Novavax è un'azienda che era in rosso, non aveva mai ricevuto un'autorizzazione dalla Food and Drug Administration. Quindi mai fatto entrare in commercio nessun farmaco. Mai.
Però Novavax ha ricevuto a maggio da CEPI 388 milioni di dollari per sviluppare il proprio vaccino, il che ha scatenato una corsa all'acquisto. CEPI è un'organizzazione filantropica internazionale che ha l'obiettivo di promuovere la ricerca sui vaccini ed è finanziata in gran parte dagli stati e dalla fondazione di Bill Gates. CEPI annuncia il suo finanziamento a Novavax l'11 maggio, quando il titolo della biotech valeva ancora 18 dollari. Una settimana dopo ne varrà 57, una crescita del 200%. È normale che una istituzione filantropica produca queste conseguenze in borsa? Non seguo la borsa e non ho niente da commentare. I nostri investimenti servono ad assicurare che i vaccini siano disponibili per tutti e il prima possibile. Ora, se questo produce conseguenze sui mercati azionari, pazienza. Non ci interessa. Possiamo vedere i vostri contratti? È possibile? Stiamo preparando un report su tutti i nostri contratti, ma i singoli accordi non sono pubblici perché contengono alcune informazioni commerciali sensibili. Questi finanziamenti che ha ricevuto in realtà poi le servono per sviluppare dei processi, una tecnologia, un know-how interni che potrebbero molto essere utili poi in futuro per sviluppare dei prodotti che sono più redditizi dei vaccini. E questo però dipende dal fatto che il brevetto deve rimanere privato, sennò l'affare salta. Assolutamente sì, i brevetti rimarranno privati ovviamente. CEPI, insieme a un'altra organizzazione sovranazionale di nome Gavi, sotto l'egida dell'ONU, ha lanciato il progetto COVAX. Obiettivo, creare un unico centro di acquisto a livello globale, finanziato da tutti gli stati secondo le proprie capacità economiche, in modo da favorire un'equa distribuzione del vaccino. COVAX si è posto l'obiettivo di acquistare per i paesi più poveri 2 miliardi di dosi. Avete posto condizioni riguardo alla proprietà intellettuale? Non chiediamo né pretendiamo vincoli sulla proprietà intellettuale, per noi non è un tema fondamentale. Nemmeno le organizzazioni filantropiche come CEPI e Gavi hanno messo in discussione il sistema basato sul brevetto. Per quale motivo? Sia CEPI che Gavi c'è Gates. Poiché c'è Gates dietro a tutto, ma dietro a tutto, loro non stanno sfidando questa cosa dei brevetti assolutamente, perché tutto il mondo Gates è fondato sui brevetti, quindi anche in tutta la sua filantropia in campo sanitario, lui si basa sui brevetti. Bill Gates è il secondo uomo più ricco del mondo e lo è diventato proprio grazie ai brevetti della sua Microsoft, che ha inventato il sistema operativo proprietario Windows. Nel 2000 decide di creare la fondazione filantropica Bill e Melinda Gates, che finanzia CEPI con 20 milioni di dollari, Gavi con 1,5 miliardi, l'OMS con 530 milioni e siede in tutti i tavoli decisionali allo stesso livello degli stati. Il responsabile dei contratti di CEPI è Richard Wilder, in passato era il capo dei brevetti di Microsoft. Questo ci dà l'impressione che CEPI voglia difendere il modello basato sulla proprietà intellettuale. È una grave semplificazione affermare che un investitore o un individuo ha una particolare attenzione su questo. Cosa pensa della Fondazione Gates? La Fondazione è un nostro partner nella difesa della salute globale. Gioca un ruolo nella difesa della proprietà intellettuale, secondo lei? La fondazione nasce da un grande innovatore con una grande tecnologia. È un grande supporter della proprietà intellettuale. Lo immagino, ma deve essere chiaro che noi non vogliamo che la proprietà intellettuale non esista proprio. L'ultima domanda era dura. La domanda spinosa l'hai tenuta alla fine. La tenevi in tasca. Gates ha lanciato un appello per un vaccino aperto a tutti, denunciando l'egoismo degli stati occidentali. Ma sui brevetti l'inventore di Microsoft ovviamente non dice una parola. Questo è il Jenner Institute di Oxford, il centro di ricerca universitario pubblico inglese che ha brevettato il primo vaccino anti-Covid, quello realizzato con l'IRBM di Pomezia e AstraZeneca. Il direttore dell'istituto, il professor Adrian Hill, ad aprile aveva dichiarato: personalmente non credo che in una pandemia dovrebbero esserci licenze esclusive. È quello che noi chiediamo alle aziende. Nessuno dovrebbe fare soldi su questo vaccino. Poi un emissario di Gates attraversa l'Atlantico. Siamo andati a Oxford e abbiamo detto loro: ehi, state facendo un lavoro brillante. Ma per fare la sperimentazione e la produzione in tutto il mondo devi avere una collaborazione. Abbiamo dato loro un elenco delle persone con cui andare a parlare.
Poco dopo sarà annunciata la cessione della licenza da AstraZeneca, anche a quanto pare su pressione del governo inglese. Cosa sia successo davvero ce lo rivela, al latere della nostra intervista, il direttore del Medicines Patent Pool, un importante organismo tecnico a servizio dell'ONU. Perché Oxford ha cambiato idea? Tutte le imprese con cui parlavano, secondo ci dicono loro, dicevano una condizione che sia licenza esclusiva. A quel punto hanno cambiato un po' di strategia, l'hanno fatto un po' anche senza dirlo ad alta voce. Il governo britannico, quando ha messo tanti soldi sul tavolo per aiutare lo sviluppo di questo prodotto, forse ha detto ok, però fate una partnership con un'impresa inglese, una big pharma inglese, e quindi era o GSK o AstraZeneca, non ce ne sono altre. C'è sempre questo tra di noi ricatto. Così. E questi sono business. I rapporti di forza. Così funziona il business. Bill, a sentire la testimonianza, avrebbe anche consigliato i ricercatori dell'università pubblica di Oxford. Alla fine la licenza di produrre in esclusiva è finita nelle mani di AstraZeneca. Ecco, mettere in discussione la logica del brevetto è come mettere in discussione l'uomo che ha costruito le sue fortune su questa logica. Ecco, noi di Report abbiamo anche scoperto che una parte, circa 331 milioni di dollari, nel 2019 Bill Gates li ha investiti proprio nel settore sanitario, una parte anche nelle società che stanno producendo il vaccino. E in particolare nell'agosto del 2019 ha sottoscritto azioni per un valore di 55 milioni di dollari in BioNTech, la partner di Pfizer, quella che sta producendo il vaccino di cui tutti parlano in questo momento. Quelle azioni oggi sono diventate di un valore di 340 milioni di dollari. Denaro fresco che può trasferire attraverso la fondazione dell'OMS nel CEPI, che deve sviluppare il vaccino, in Gavi, che è l'ente sovranazionale che deve divulgare il vaccino nei paesi poveri del mondo. Ecco, può incidere in sostanza sulle campagne del vaccino che è prodotto da quelle stesse aziende che, dove lui ha investito. Ecco, più che un conflitto di interessi, sembra la visione di un mondo, ma se alla fine il mondo del brevetto ha un prezzo, ce l'ha, anche perché ci sono persone che hanno un valore inestimabile e nobilissimo, che è quello del senso della collettività. Non voglio più vedere le persone soffrire, sentire questa sofferenza degli altri. Non voglio mai più vedere quei camion che portavano via le bare da Bergamo, non lo accetto. Mi è venuto in mente Pasteur, che ha vaccinato il proprio figlio. Il primo bambino vaccinato era il figlio di questo scienziato. Lui ha avuto un coraggio molto, infinitamente più grande del mio, per cui in certe situazioni gravi, se si ha un po' di coraggio, bisogna usarlo, ecco, usarlo per andare avanti, per fare un passo avanti. Ho fatto una telefonata all'ospedale e ho dato le mie generalità e mi sono resa disponibile, ecco, come cavia umana per il test. C'è bisogno, secondo me, di bei gesti, non so, forse ne abbiamo perso un po' l'abitudine. Un minimo di preoccupazione è innegabile ci sia. Questo sì, sarei probabilmente in una situazione psichica preoccupante se non l'avessi sentita. Allo stesso tempo io ho fiducia nella scienza. È chiaro che soprattutto in questo periodo ci si sente
un po' più avulsi, ci si sente un po' più soli. E forse questa spinta è venuta anche dal fatto di appartenere fino in fondo e di essere totalmente pervasa dalla collettività.